stazione di Finalmarina all'inizio del Novecento fu indotta a impiantare un impianto produttivo appunto a Finalmarina per arginare l'emorragia migratoria che aveva colpito il territorio in quel periodo a causa della mancanza di lavoro. Quindi il comune di Finalmarina decise di lanciare un bando internazionale per appunto invitare aziende e società a proporre un progetto per l'istituzione, per la fondazione di una fabbrica in riva al mare, appunto a Finalmarina. Dopo lunghe traversie fu scelta la proposta della Piaggio, che non si chiamava all'epoca ancora Piaggio, ma si chiamava Officine Meccaniche, e quindi a partire dal 1907 iniziò la produzione di carri ferroviari appunto su quella porzione di terreno che il comune di Finalmarina aveva deciso di dare alla fabbrica, che avesse potuto garantire al territorio almeno un centinaio di posti di lavoro. Certamente la presenza della Piaggio sul territorio di Finalmarina fino al 1927, poi a Finale Ligure con i comuni unificati dopo il 1927, ha rappresentato un elemento di identità locale. A dire il vero, le differenze fra i vari rioni rimasero, si può dire, sempre, però in effetti è vero che lavorare alla Piaggio determinò un senso di appartenenza ad una cultura del lavoro comune. Quindi secondo me certamente in questo senso si può assolutamente dire che l'appiaggio ha rappresentato un elemento di finalesità comune, anche se ovviamente parte delle maestranze non provenivano solo dagli extra comuni del finalese, ma provenivano anche da altri comuni limitrofi. Comunque è vero che la presenza dell'appiaggio ha creato, si può dire, una cultura e un'identità comune. La destrutturazione dello stabilimento Piaggio a Finale Ligure secondo me rappresenta una perdita. Sicuramente si può discutere sui futuri sviluppi di quell'area, sulla trasformazione di quell'area, ma secondo me quello che verrà perso per sempre è una cultura del lavoro, è una cultura appunto identitaria che ha caratterizzato la storia di Finale per un secolo, e questa secondo me difficilmente potrà essere recuperata. Quello che si perde, ripeto, è una cultura del lavoro e un senso di appartenenza che ulteriori sviluppi in senso turistico o abitativo certamente non sapranno, secondo me, restituire con quella forza e con quella caratteristica tipica che è stata appunto la presenza di un impianto produttivo così importante e appunto destinato ad una produzione così importante e particolare come è stata la Piaggio. Quindi il turismo e la trasformazione urbanistica secondo me non restituiranno questa grande perdita culturale e sociale, oltre che economica. Sicuramente il DNA della città cambierà. La Piaggio ha rappresentato per oltre un secolo una presenza culturale, come dicevo prima, ma anche economica. Tutti possiamo dire di aver avuto un parente, un genitore che ha lavorato alla Piaggio tradizionalmente, no? Per generazioni e generazioni. Quindi il tessuto locale cambierà in modo profondo, in modo definitivo per certi aspetti. Difficile intravedere gli sviluppi. Quando si affermò l'idea di trasferire la Piaggio a Villanova d'Albenga, eravamo in un periodo che potremmo definire pre-crisi, era il 2007-2008, quindi si erano fatti alcuni investimenti anche strategici su quell'area che doveva appunto trasformarsi in senso turistico e residenziale. Oggi la situazione è molto cambiata, investimenti così pesanti sul mattone non sono poi così più remunerativi come si pensava nel periodo pre-crisi, quindi il futuro di quell'area è tutto da studiare ed è tutto da valutare. Sicuramente gran parte di quell'area, soprattutto quel fronte mare, sarà destinato ad abitazioni e a strutture turistico-ricettive. Oggi mi sembra difficile intravedere un futuro certo per quell'area, anche perché appunto è tutto così molto veloce, in divenire. Sicuramente potrà rappresentare un'opportunità la trasformazione di quella porzione di territorio, ma occorrerà valutare bene quali saranno veramente le convenienze per l'intera cittadinanza e non solo considerare quella porzione di terreno e di territorio finalese come una possibilità di guadagno e come essenzialmente una speculazione edilizia.